Inizierei parlando di bicicletta in senso generale. Purtroppo io quello che sto notando da tanti anni, da quando ho cominciato questa avventura sulla mobilità sostenibile, devo dire che trovo molta difficoltà nel far passare proprio il messaggio che la bicicletta, quindi la bicicletta in senso assoluto, possa effettivamente sostituire la mobilità sostenibile nelle nostre città, nelle nostre strade. Ci sono molte paure, c'è la paura del furto, c'è la paura del traffico, c'è la paura del non avere una strada preferenziale con cui andare, dove poter marciare con la nostra bicicletta, quindi di potersi far male, ad esempio. In realtà il vero problema è l'utilizzo della bicicletta, per cui forse la prima cosa da affrontare potrebbe essere proprio questa. In realtà però noi abbiamo anche già tanti nostri amici o conosciamo già tante persone che vanno con la bicicletta, che usano la bicicletta quotidianamente per andare, non so, a scuola, a fare la spesa, al lavoro. Ecco, non è verso queste persone che noi ci rivolgiamo, perché chi già ha superato questo ostacolo, cioè l'ostacolo della paura, l'ostacolo della non sicurezza di un mezzo magari lasciato parcheggiato, non ha forse bisogno oggi di una bicicletta pedalata assistita, perché già è abituato a utilizzare una bici normale, già si sposta, già è contento di aver fatto una scelta di vita completamente diversa da quella che è la quotidianità di un veicolo a motore, piuttosto di un motorino, di una macchina o di comunque un sistema di trasporto che sta veramente ingolfando sempre di più le nostre strade. Perché la bicicletta elettrica, la bicicletta a pedalata assistita? Perché chi usa la bicicletta ha già risolto il suo problema di vita, è già contento, già si gode il suo viaggio quando va a lavorare o quando va a fare la spesa. Chi invece non ha ancora capito questo è chi ha bisogno di una sorta di comodità in più. Probabilmente non solamente per una questione di non ho capito o non so cosa può fare una bicicletta elettrica, ma semplicemente perché è bello viaggiare con la propria auto, è bello viaggiare col proprio motorino. E quindi non andiamo a cercare un'alternativa. Però è altrettanto vero che viaggiare con la nostra auto vuol dire veramente tanta fatica, perché non si trova il parcheggio, ci si mette molto più tempo perché il traffico è enorme, è un ostacolo insormontabile. Certo, noi siamo nella nostra macchina, al calduccio d'inverno, al fresco d'estate, per cui anche se ci mettiamo mezz'ora in più magari il problema non sussiste. Però perdiamo tutto quello che è magari qualcosa di diverso, qualcosa di poter viaggiare all'aria aperta. E allora cominciamo a capire veramente il perché della bicicletta elettrica. La bicicletta elettrica ha un vantaggio enorme nei confronti della macchina, che è piccola, che è maneggevole e che si sposta però nello stesso tempo, diciamo, anzi se non meno di quanto ci vorrebbe per spostarsi con una macchina. Facciamo un esempio: se noi andiamo a vedere la nostra velocità media con le nostre macchine, vedremo che a fine viaggio, anche se abbiamo percorso magari 10 km viaggiando anche a velocità di punta di 50-60 all'ora, la nostra percorrenza media è di 13-14 km ora di velocità media. Una bicicletta pedalata assistita può consentire di arrivare fino a 25 km orari. Questo vuol dire che potremmo ottenere una velocità media addirittura superiore di quella di una macchina. Perché? Perché la bici svicola nel traffico, non ha bisogno di incastrarsi in mezzo a tanti veicoli fermi, ma addirittura nel caso di una presenza di pista ciclabile non si fermerebbe mai, se non ai semafori. Perché una bicicletta elettrica può sostituire uno scooter? Perché effettivamente ha la stessa maneggevolezza, ha la stessa capacità di trasporto, perché parliamoci chiaro, su una bicicletta elettrica io posso comunque portare dei bagagli, posso comunque portare anche un passeggero, chiaramente non di magari dimensioni grandissime, però posso tranquillamente portare un bambino, posso percorrere gli stessi chilometri che percorre uno scooter con la stessa velocità, fondamentalmente, perché, come ripetiamo, la velocità media è molto più bassa di quella di una velocità di punta. Quindi ecco, è lì che noi dobbiamo andare a capire cosa può fare una bicicletta elettrica. Può effettivamente spostare, o meglio, può sostituire, effettivamente una bicicletta elettrica può sostituire un ciclomotore o un'automobile per il trasporto del quotidiano, con un vantaggio rispetto alla bici normale, che mi permette di portare pesi o comunque di portare anche me stesso senza faticare.
Perché senza faticare? Proprio perché nella bicicletta elettrica c'è un motore ausiliario che, come dice la parola stessa, siccome è una pedalata assistita, va ad aiutare quello che è lo sforzo muscolare della mia pedalata.